Grazie per essere stati con me, vi do appuntamento a un'altra recensione su Glamissima, mettete il mi piace al canale, iscrivetevi e logicamente, insomma, visto che ci avviciniamo anche alle feste, beh, cercate di mettere questo paio di calze sotto l'albero. Da Simone. Bene, ciao! Mi direte, ma dove sei finita? Sono qui che sto facendo le solite recensioni per Glamissima. E tra l'altro ho recensito queste calze che sono anche autoreggenti come sempre a compressione graduata. Guardate tra l'altro che bel colore, anche che bella balsa. Ebbene, ma perché siamo qui? Perché vi voglio dare appuntamento a martedì prossimo, come sempre, intorno alle 9.15 per raccontare che cosa? Beh, quello che insomma era stato il tema lanciato la scorsa settimana. Perché come sapete, insomma, l'ultimo appuntamento è saltato per via della mia operazione. Come vedete sono qui. Tutto a posto, ci riprendiamo, un pochettino di pausa c'è stata, c'è voluta, ma siamo nuovamente insieme martedì, quindi riprenderemo l'argomento e ci siamo lasciati, tra virgolette, alle spalle, ma poi non si lascia mai alle spalle, di quello che era accaduto alla giornalista, alla mia collega giornalista, su quello che è stato un po', diciamo così, il prendersi confidenza da parte dell'uomo mentre lei stava facendo il suo servizio giornalistico, quindi anche legato un po' a quello che è stata la violenza contro le donne, quindi la giornata del 25 novembre. Poi mano a mano parleremo di altri appuntamenti, ma sono curiosa di sapere la vostra, qualcuno di voi me l'ha già scritto anche come commento, ma spero insomma di poter partire di qui e di parlare di tantissime altre belle cose. Quindi vi aspetto martedì alle 9.15 come sempre per la nostra diretta e mi raccomando, andate a guardare anche Glamissima e mettete mi piace al canale. Ciao!